il 27 gennaio 2024, è il giorno della memoria e siamo al liceo Mario Rapisardi di Paternò proprio per fare memoria della Shoah. È una giornata importante in cui sembra che l'arte abbia dato il suo contributo e lo ha dato con un'opera particolare del Caravaggio che è stata La Vocazione di San Matteo, dove di fatto l'artista ha dipinto due, non uno, ebrei ed è stato importante per i ragazzi, credo, aver potuto individuare i segni caratteristici distintivi con cui si tendeva, nel momento in cui Caravaggio dipinge quest'opera, a raffigurare per l'appunto gli stereotipi con cui da sempre sono stati indicati gli ebrei, quindi l'ebreo ladro, l'ebreo usuraio, il pregiudizio che è alla base di ogni dittatura, il pregiudizio che è alla base di ogni negatività nella nostra società e nel nostro tempo, ma non soltanto nel nostro, evidentemente. Ed era importante far capire ai ragazzi che attraverso l'arte che dà i segni visibili di quello che è il pregiudizio, si può capire meglio anche l'attualità. E l'attualità che oggi è purtroppo caratterizzata da una recrudescenza non soltanto dell'antisemitismo, ma dell'odio in quanto tale, e che è proprio la conseguenza del pregiudizio. Quello che sta succedendo oggi in Israele, in Palestina, è figlio di quello che è stato nel tempo il pregiudizio nei confronti degli ebrei, ma io direi di tutte le minoranze, non soltanto quella ebraica. Ed era importante oggi che l'arte desse il suo contributo e credo che lo abbia fatto. Ecco.